sono. 15 senatori? Non esiste. È una loro invenzione, assolutamente. Sì, ci sono pure io, però vorrei capire chi mi ci ha messo. Io ero in campeggio, ragazzi, e la mattina mi sono trovata tra gli 8 senatori che escono. Io non uscirò dal Movimento 5 Stelle, assolutamente, e non sosterrò un governo PD, né ora né in futuro. Per la modifica della legge elettorale ci sarà bisogno comunque di un accordo con il PD, no? E questo vedremo, se ci sostengono le nostre posizioni. Insomma, quelle sono cose che si votano in aula, mica c'è bisogno di sostenere un governo per modificare la legge elettorale. Il governo c'è, cambiamola. Noi l'abbiamo fatta la proposta, ci hanno sempre detto di no. Invece nel caso, nell'eventualità di un Letta bis, quindi voi escludete qualsiasi possibilità di appoggio? Io lo escludo, sì. Io lo per escludo. Lei o per gli altri? Secondo me per tutti, l'ha detto anche l'onorevole, il cittadino Giarrusso, è una pura invenzione. Io non ci credo che ci siano senatori del 5 Stelle pronti a sostenere un Letta bis, per me è un'invenzione. Questa è la mia opinione. Anche quelli del PD però continuano a ripeterla, è un incoraggiamento da parte di quelli. Sarà un loro modo di fare scouting, ce lo vengano a dire, ci servono 10 senatori, chi c'è? Nessuno, questa è la realtà, purtroppo per loro secondo me questa è la realtà, poi se li trovano io non sono tra questi, rinunciate. Noi siamo l'opposizione, questa è l'opposizione, e forse dicono che siamo organici proprio perché non ci vogliono all'opposizione, che vi faremmo più comodo essere più accomodanti, no? Invece noi siamo l'opposizione. Poi Grillo dice di tornare al voto con questa legge elettorale, lei condivide? Secondo me è una provocazione, io credo che Grillo abbia provocato, nel senso che noi non riusciamo a cambiarlo, questo non ci danno retta, e quindi ha detto va bene, se non volete cambiare la legge elettorale andiamo al voto, però io non credo, lui non è un sostenitore del Porcellum, questo è ovvio, e quindi credo. E lei condivide anche al voto subito? Ma non spetta a noi dirlo, secondo me non cadrà questo governo, quindi non si pone il dubbio, io non ci credo, che secondo me è tutta una sceneggiata e noi siamo parte della sceneggiata, noi siamo strumentali a fare un po' di gossip estivo, questa è stata la mia impressione. Nessun dissidente, nessuna nuova fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle secondo lei? Io no. Secondo me no, poi queste voci di 20 sono veramente 15-20, poi se c'è qualcuno non lo so, magari può succedere, non lo so, però non ci credo. 5-10-15, è un movimento democratico, qualcuno ha delle idee, ma secondo me è stato molto amplificato dal bisogno del PD di usarci per ricattare il PDL. La vostra via qual è? Voto subito? Stiamo a vedere, voi avete idea di cosa succederà nei prossimi 15 giorni, per dire? Io sono sicuro che le cose, che non andremo al voto e non ci sarà neanche questa opzione, perché Berlusconi sarà salvato o sistemato, e finché ci sarà Napolitano non cambierà nulla. Se condivide la posizione del senatore Crimi e di Beppe Grillo, mai con PD e PDL, altrimenti si deve andare fuori dal Movimento 5 Stelle. Io penso che sia una posizione assolutamente logica, per quello che abbiamo tutti scritto, letto, firmato, ripetuto durante la campagna elettorale. Qual era uno dei nostri slogan? Tutti a casa, se non ricordo male, no? Su Sonia Alfano, che dice che ci sarebbero 15 senatori pronti per un Letta bis. Lo diceva anche a suo tempo, quando sono stato eletto portavoce sembrava che ci dovessero essere 20 di noi pronti a costituire un gruppo autonomo, poi i fatti, noi valutiamo sui fatti. Sonia Alfano interviene dopo che c'è stata la nomina di ben 4 senatori a vita. Non entro nel merito, ma richiamo alla memoria quanto è stato sostenuto da altri, e forse c'è un evidente tentativo di mandare segnali. Ora, se veramente ci fosse sovranità popolare, non ci dovrebbe essere nessuno scandalo a riammettere un voto che possa far capire gli italiani da chi vogliano essere guidati. Voi dicevate mai a votare col Porcellum. E a febbraio con che cosa abbiamo votato? Poi, mi scusi, noi appena siamo arrivati qua abbiamo chiesto di ragionare di riforma elettorale, perché appunto il Porcellum lo volevamo cambiare, siamo stati fino anche derisi perché ci è stato sostenuto che no, poveri ignoranti, prima bisogna cambiare la forma di Stato, poi la forma di governo e poi soltanto dopo la riforma elettorale. Adesso invece ci si dice il contrario. Siccome io ancora ho memoria e non sono affetto da demenza senile, se uno mi prende per i fondelli, io in qualche misura non mi faccio più prendere per i fondelli.